Perché tremi così? Mamma, mi hai messo il nervoso addosso. Come sarebbe il nervoso? Ho tutto questo da fare, gli dai una tale importanza. Io non ti capisco, Laura. Ogni volta che ti preparo una cosa simpatica, fai la musona. Oh, guardati un po' adesso. No, un momento solo. Ho un'idea. Che altro c'è, mamma? Che fai? Sai come li chiamano? Dolce inganno. Tu gli metti il nome. Per fare cosa? Perché è triste, ma non è vero? Hai il seno troppo piatto. Mi fai sentire come se stessimo mettendo una trappola. Tutte le fanciulle graziose sono una trappola. Una graziosa trappoletta. Così le vogliono gli uomini, non lo sarai mai più. Adesso farai un po' di toiletta e sbalordirai a vedere tua madre. Faccio vedere io adesso. Sarò una rentre dentro l'estasi. Come farai, mamma? Trattieni il tuo dolore impaziente. Vedrai che cosa è risultato dalla vecchia cassapanca. Pronta? E adesso? Ammira tua madre. Questo è il vestito col quale condusse i cozioni. Vinsi la gara di ballo due volte a San Sentino. Le indossai a primavera a ballo del governatore, a Jackson. Vedi come volteggiavo per il gran salone, Laura? La domenica lo mettevo per i miei corteggiatori. Avevo il giorno che conobbi tuo padre. Tutta quella primavera ebbi la malaria. Ogni giorno avevo qualche lineetta di febbre. Nulla di grave, ma abbastanza per darmi sofferenza e un po' di vertigine. Fioccavano gli inviti, feste per tutto il delta. Sta a letto, diceva la mamma. No, hai la febbre, ma io niente. Prendevo il chinino e andavo. La sera, balli. Il pomeriggio lunghe, lunghissime passeggiate. Merende nei campi. Che gioia, che splendore la campagna di maggio. Come un merletto di caprifogli, tutto in tessuto di giunchiglie. Fu in quella primavera che andai pazza per le giunchiglie. Le giunchiglie erano la mia ossessione. Diceva la mamma, tesoro, ma dove le metti? Non c'è più posto per le giunchiglie. Ma io continuavo a portare altre giunchiglie. Dovunque, a qualunque momento le vedessi, gridavo, ferma. Ho visto le giunchiglie. E i giovanotti mi aiutavano a cogliere le giunchiglie. E inventarono quasi un proverbio. Amanda e le sue giunchiglie. Alla fine non ci furono più vasi per contenerle. Tutto lo spazio possibile era pieno zeppo di giunchiglie. Ah, non ci sono più vasi, le terrò io. Io le terrò e poi conobbi tuo padre. Malaria e giunchiglie e poi questo ragazzo. Spero che arrivino prima che cominci a piovere. Ho dato a tuo fratello qualche istruzione in più, così potrà accompagnare il signor Condor col taxi. Come si chiama? O'Condor. E il nome? Non lo ricordo. Ah sì, che stupida, era Jim. Jim, no! Sì, così è proprio Jim. Tutti i Jimmy che ho conosciuto io erano simpatici. Sei sicura che si chiami O'Connor? Sì, perché? È quel compagno di liceo di Tom? Non me l'ha detto, credo che l'abbia conosciuto al magazzino. Al liceo c'era un Jim O'Connor che ho conosciuto anch'io. Se è lui quello che Tom ha invitato per cena, ti prego di scusarmi, ma io non verrò a tavola. Che pasticcio vai dicendo? Ti ricordi che mi hai chiesto se mi era mai piaciuto qualcuno? Ti ricordi che ti avevo fatto vedere una fotografia? Sì, quel ragazzo che mi ha fatto vedere l'armadio? Sì. Laura, eri innamorata di quel ragazzo? Non lo so, mamma, ma se lui, ti prego, io non verrò a tavola. Ma non sarà lui, non è assolutamente probabile. Che sia lui o no, tu verrai a cena, non ci sono scuse. Ci saranno, mamma, ti prego, fai tu. Avrò da fare in cucina io, molto da fare. Oh, mamma, ti prego, basta ad aprire, non mandare me. Io non intendo assoggettarmi alle tue fisime, Laura. Trattieni tuo fratello non abbastanza, quindi siediti e sta buona finché non arrivano. Tuo fratello ha dimenticato la chiave, perciò bisogna che vada tu ad aprire la porta. Io devo preparare la maionese per il salmone. Tragedia, agitazione per chi? Per uno che viene a far visite. Laura, la porta! Laura! Figlia sciocchina. Per piacere, fai tu, per piacere. Hai scelto proprio un bel momento per fare i capricci. Per piacere, vai tu. La porta devi andare certo. Male io, alle tue pazzie. Perché tu e tuo fratello non potete fare le persone normali? Sempre ubbie. È assurdo come ti comporti. Mi devi spiegare perché hai paura ad aprire una porta. Un attimo solo, vengo subito su, Laura, rispondi. No. Laura Winfield fila subito ad aprire la porta. Sì.